Dunque, i prossimi 2 anni, come vedete, Silvia ha lasciato il suo clarinetto basso e Riccardo in questo caso ha preso il clarinetto contrabbasso. Insomma, questa è una formazione abbastanza versatile anche dal punto di vista strumentale. Appunto, si andava dal clarinetto piccolo, mi bemolle, al clarinetto, anzi, contralto sarebbe in realtà, in mi bemolle, che è una via di mezzo tra il clarinetto basso e il clarinetto contrabbasso. Perché Silvia ci delizierà della sua voce in questi 2 tanghi finali che concludono il ciclo del tango di Astor Piazzolla. Sono 2 tanghi magnifici, il primo è Oblivion e il secondo è Tango C'è. Oblivion letteralmente significa dimenticanza, è un omaggio a un amore, a una passione, a una donna, a un sentimento comunque perduto. È un tango struggente, è bellissimo, molto orecchiabile, ma è di una forza, di una carica interiore interessantissima, con cui Astor Piazzolla forse ha conquistato davvero il panorama anche della musica europea, no? Il secondo è un tango allegro, brioso, ed è l'inno all'amore per il tango, un amore passionale anche qui, un amore ricco di carica emotiva. Si chiama C'è tango c'è e in Italia è famoso per la collaborazione che l'orchestra di Astor Piazzolla ebbe con Milva, la nostra cantante italiana, come sapete. Cantarono questo tango in diverse occasioni quando Astor Piazzolla venne in Italia e fu un successo clamoroso, sia per la bravura, per l'interpretazione di Milva, ma sia anche per la carica suggestiva della musica innovatrice di Astor Piazzolla, un connubio meraviglioso tra questi 2 artisti. Allora, alla voce solista, al soprano, Silvia Cerquaglia, Oblivion e C'è tango c'è. Extensión.